brani di Mozart e di Beethoven. Quindi insieme a Sgarbi si creerà questa conversazione, questo dialogo tra le parole e la musica. Il secondo incontro è il 13 di dicembre, anche questo è molto interessante, c'è la presentazione di un disco in prima nazionale per la rivista Amadeus, è tutto su Beethoven, sulla produzione un po' più rara di Beethoven, è uno spettacolo con un attore abruzzese, Giampiero Mancini, che quando vedrete riconoscerete perché si vede spesso nelle fiction televisive. E vi faremo ascoltare con un ensemble di Foggia delle musiche che non avete mai sentito di Beethoven. Continuiamo poi il 27 dicembre con lo Strauss. No, il 27 dicembre c'è un ensemble con un mandolinista venezuelano, uno dei più importanti mandolinisti classici.